Presidente, ancora una vittoria e Belvedere sembra aver incranato la strada giusta. Oggi c'è stato un avversario che non ha mai mollato. Che partita ha visto? Ma noi li conosciamo bene, gli amici di Santa Cecilia. Abbiamo fatto tante partite con loro in passato. Io ho dato anche una mano alla società Santa Cecilia per anni. Quando 2 anni fa loro furono promossi, ero lì a portare lo spumante, eccetera, per cui siamo amici e li sapevo, li conoscevo, di fatto avevo timore di questa partita. Anche per loro è stato un inizio un po' difficile perché mancavano parecchi elementi, poi pian piano hanno così rimpolpato l'organico e la settimana scorsa hanno pareggiato contro il Real Diano che stava a punteggio pieno, da 3-1 hanno pareggiato 3-3, per cui avevo non timore, ma mi aspettavo una partita dura, difficile, e così è stato, almeno fino quando non abbiamo dilagato, almeno fino al 2-1, 3-1, hanno giocato con noi, abbiamo sempre giocato sull'anticipo, abbiamo giocato proprio in frenesia, cioè significa andare 2-3 all'attacco per disorientarli, e quella è stata un po' la svolta. Settimana prossima? Settimana prossima andiamo a giocare a Senerchia contro la San Rufese e non li conosco, per cui sarà, so che non hanno un posto in classifica buono, sono sulle retrovie, però ogni partita fa storia a sé, anche perché giochiamo lunedì sera e alle 8 e 30, non ho capito, sono certi orari sballati a quest'anno, per cui per ora vediamo quello che ci viene. In bocca al lupo. Crepi il lupo. No, vorrei dire una parola per queste angiolette che ho attorno. È una parte della tifoseria femminile che abbiamo. Loro sono rispettivamente fidanzate di vari miei giocatori. Ecco, Silvi che ha fatto 3 gol, Stefano che ne ha fatto 2. E così via di seguito. C'è Pasquale che ancora sta aggiustando le sue cose intime e poi, e poi tranquillamente Umberto non si è mangiato un gol solo davanti alla porta, vero Alessandro? Però sono di incoraggiamento innanzitutto a me e poi per proprio reggono i loro rispettivi fidanzati, per cui un grazie a loro della loro presenza e del loro tifo.